Giorno 2, cominciamo con il primo talk del pomeriggio. Abbiamo qui Fabio Ferruzzetta che ci parla di antenne in senso generale, però poi, siccome ieri abbiamo avuto il talk sull'ora e l'ora one, declinerà questo talk soprattutto su questo tipo, su questa tipologia di antenne. Quindi grazie Fabio e a te. Sì, ciao a tutti. Quello che vediamo oggi è un excursus molto, ma molto, ma molto veloce su quello che riguarda le antenne, nel senso che 20-30 minuti sono un po' troppo pochi per vedere tutto l'excursus delle antenne, quindi vedremo qualcosa di generale. L'antenna, sostanzialmente, se io guardo da Wikipedia, è un dispositivo che diciamo ha una bidirezionalità, nel senso che può ricevere, quindi trasforma un segnale elettromagnetico in una tensione, o viceversa può trasmettere, quindi riesce a trasmettere una tensione con una certa frequenza in onda elettromagnetica. La cosa fondamentale da capire è che cos'è un'onda elettromagnetica. L'onda elettromagnetica, se noi andiamo a vedere lo spettro, quello che noi dove le nostre antenne vanno a funzionare sono nella parte iniziale, dove vedete radio wave e dove vedete microwave. Lì è dove le antenne sostanzialmente funzionano. In realtà, anche i nostri occhi, da un certo punto di vista, sono delle antenne, perché ricevono quella fetta gialla che vedete nel visibile lì in alto. Questo è quello che l'occhio vede. Quindi, in realtà, da un punto di vista tecnico, la luce non esiste, esistono solo onde elettromagnetiche. Quindi, di per sé, l'universo è buio, non è luce. Luce è solo un'onda elettromagnetica che noi, il nostro occhio vede e trasforma in colori, eccetera, eccetera. Ma è il cervello che lo fa, non è come si dice, la realtà. Noi ci occuperemo della parte bassa. Una cosa fondamentale da capire è che ogni onda elettromagnetica ha una sua lunghezza fisica. La sua lunghezza fisica è data da... Io ho fatto molto velocemente la formula 300 diviso la frequenza in mega. 300 sarebbero i 300.000 km al secondo della velocità della luce, che semplificando con i mega, cioè il milione della parte della frequenza, si possono togliere i zeri, quindi per semplificare, siccome la maggior parte delle frequenze sono espresse in mega, si può semplicemente fare 300 diviso la frequenza. Questo dà il valore in metri della lunghezza d'onda. Io ho fatto due esempi, i 145 mega, che è una frequenza che è usata dai radioamatori, che dà una lunghezza di 2 metri. Infatti i radioamatori si esprimono molto spesso con la lunghezza in metri e non con la frequenza, tipo i 40 metri, che sono i 7 mega, i 20 metri, che sono i 14 mega. E siccome ieri avete parlato di LoRaWAN, è intorno agli 870 mega, che corrisponde a circa 35 centimetri. Come vedete, più la frequenza sale e più diventa piccolo la lunghezza, più diventa piccola la lunghezza d'onda. A 10 giga è circa 3 centimetri. E più su si va e più si va nella parte dei millimetri e poi si scende. Questo può essere anche interessante perché quando si inizia ad alzarsi di frequenza, 16 giga, 27 giga, 40 giga, 60 giga, potete immaginare come un ostacolo diventa un problema. Faccio l'esempio: la pioggia, che su un'onda di 20 metri non è significativa, su un'onda di 2 mm comincia a essere significativa. Non so se avete notato, ma quando piove forte, 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 molti ponti radio di telefonia cellulare cadono. Perché? Perché i trasporti sono fatti su frequenze molto alte e le gocce grosse ne impediscono il passaggio.
Altra caratteristica, partendo dalle frequenze più basse a quelle più in alto, è che alcune, fino a una certa frequenza, vengono rimbalzate da uno strato, che qua non posso stare a spiegare, se no i 20 minuti non bastano più. Però sappiate che il Sole crea una zona che viene definita ionizzata, che permette rimbalzo. Il rimbalzo di queste onde funziona solamente fino a una certa frequenza, che questa varia a seconda del giorno, della notte e delle stagioni, e anche sul ciclo solare. Per cui tutte queste caratteristiche fanno variare la frequenza massima di rimbalzo. Superata questa frequenza, da quel momento in poi, tutte le onde seguono, tra virgolette, un percorso dritto, chiamato ottico. Faccio l'esempio: se volete comunicare adesso con fuori dall'Europa o comunque in Europa, dovete usare frequenze intorno sotto i 30 mega. Se volete comunicare qui con un raggio di 200 metri, potete usare frequenze più elevate, che sono molto più adatte. Faccio l'esempio: in 14 mega è più facile collegare a 5.000 km che non uno che è a Bologna. Viceversa, in 145 mega o in 70 centimetri, che sono 430 mega, è più facile comunicare con gente che è vicina rispetto a gente distante, proprio per il fatto che segue un'onda, tra virgolette, un percorso dritto, come la luce, come quando puntate una luce. Cos'è che fa l'antenna? L'antenna non fa altro che, come ho detto prima, nel caso riceve un campo elettromagnetico, genera una tensione, quindi sta ricevendo. Nel caso gli venga dato una corrente elettrica con una certa frequenza, questa viene irradiata. L'antenna ha una serie di caratteristiche, che sono la risonanza, che sostanzialmente è la frequenza per cui l'antenna è stata progettata. Se io prendo un'antenna per i 145 mega, non è adatta per fare l'LoRaWAN, che è a 870 mega. In ricezione, tra virgolette, si può ancora usare, in trasmissione le perdite sono consistenti, perché l'antenna non risuona per quella frequenza. La risonanza è data proprio dalla grandezza fisica dell'antenna, che deve corrispondere con quella che abbiamo visto prima, in realtà mezz'onda di quello che abbiamo visto prima, per cui un'antenna per i 145 mega sarà circa un metro, perché 2 metri la lunghezza d'onda, l'antenna di solito, le Yagi, sono mezz'onda. Dopodiché può essere direttiva o omnidirezionale. Direttiva vuol dire che il segnale viene puntato maggiormente in una certa direzione. La parabola che c'è qui sopra adesso è a 17-16 giga, cos'è? Ah, 16. 16 giga sta puntando su una direzione. Se lui adesso prende la parabola, gira di 5 gradi, il segnale non arriva più. 10 gradi. Se la gira completamente rovescia, il segnale lo perde. Questo perché è direttivo, le due antenne si vedono come due pile che si puntano. Omnidirezionale invece è il classico stile verticale, cioè il segnale viene irradiato, ricevuto con lo stesso intensità da qualsiasi parte, di qualsiasi 360 gradi della direzione, quindi può ricevere senza perdite da qualsiasi direzione. Ha lo svantaggio di guadagnare meno. È logico che se io prendo una pila e una lampadina e l'accendo qui, da 100 watt, fa una luce dappertutto, ma minore che io prendo una paraboletta di vetro, di specchi, e punta tutta la luce lì. Lì sarà più concentrata perché i miei 100 watt sono sempre 100 watt di lampadina, ma sono concentrati su un unico punto. Questa è la differenza che c'è sostanzialmente fra omnidirezionale e direttiva. Il guadagno è dato da quanto, poi lo vedremo, si usa
un'unità di misura che si chiama decibel, che vediamo dopo come funziona. Sostanzialmente il guadagno è fatto riferito a un dipolo semplice, quindi a un dipolo mezz'onda. Questo guadagno è quanto in più il segnale arriva più forte, viene guadagnato rispetto a quel dipolo, quindi è una differenza tra un dipolo che viene chiamato molto spesso, nel caso il dB è isotropico, quindi su un dipolo ideale, rispetto all'antenna. Se il guadagno è positivo, se il numero è positivo sta guadagnando, se il numero è negativo l'antenna sta perdendo. Faccio l'esempio in macchina da me, ho un'antenna, se la vedete, che probabilmente è negativa per i 144 come guadagno, perché è più piccola della lunghezza d'onda, rispetto, perché non posso andare in giro con... Mentre per i 70 cm incomincia ad avere un guadagno, perché comunque è intorno agli 80 cm, l'antenna 70-80 cm. Altra cosa è la polarizzazione. La polarizzazione può essere orizzontale o verticale, sinistrosa o destrosa, circolare sinistra o circolare destra. Per i satelliti, per esempio, si usa comunicazione satelliti, si può usare la circolare destra o sinistra. Le TV utilizzano orizzontale, lo vedete perché l'antenna è messa orizzontale. Se mettete un'antenna orizzontale e una verticale, la differenza in dB può andare dai 20 ai 30, che corrisponde circa da 100 a 1000 volte perdita di segnale. Un altro esempio, sulle parabole di quel tipo si possono usare la doppia polarizzazione, cioè cos'è che fanno? Trasmettono e ricevono su due polarizzazioni diverse, così sfruttano la stessa frequenza e la stessa antenna per trasmettere su due senza interferire più di tanto tra di loro. L'impedenza, questa sostanzialmente è una caratteristica che viene fornita dall'antenna, di solito è 50 ohm o 75, nei televisori è 75 di solito e in questi casi sono intorno ai 50 ohm. La differenza è che se prendete un'antenna da 50 ohm dovreste avere il cavo da 50 ohm e il ricetrasmettitore da 50 ohm. Tutti i ricetrasmettitori ad amatoriali sono 50 ohm, quindi si prende il cavo 50 e l'antenna è 50. Sostanzialmente è l'impedenza dell'antenna. Scusate se non sono molto specifico, ma parlavamo prima del decibel. L'unità di misura che viene utilizzata per le antenne è il decibel. Perché? Perché esprime un rapporto tra due grandezze ed è esponenziale. Qual è il vantaggio di usare il dB? È che è sommabile. Adesso vediamo qui un esempio. A sinistra sulla colonna vedete 0, 10, 20 dB, 30 dB. Vedete che a ogni salto 40 dB è molto più grande di 30 dB, perché uno è 1000 e l'altro è 10.000 volte. Quindi esponenziale come scala. Qual è il vantaggio? È che io riesco a fare dei calcoli molto veloci, che dopo vediamo per il discorso dell'Oragon, per vedere quanto guadagna o riceve. Un'antenna che ha un guadagno di 6 dB, che vuol dire, anzi scusate, facciamo l'esempio con 3 dB, che è il doppio rispetto a un'antenna isotropica, quindi guadagna il doppio. È facilmente sommabile, il guadagno dei 3 dB, cioè il doppio, ce l'ha sia in ricezione, quindi riceve il doppio in ricezione, trasmette il doppio. Vuol dire che se trasmettete un watt è come trasmettere 2 watt su quella normale, su una isotropica, che è il dipolo base, quello di riferimento sostanzialmente. Qual è il vantaggio? È che nel dB è possibile sommare numericamente. Per cui se io ho un amplificatore che mi guadagna 16 dB, posso sommare l'antenna da 6 dB e praticamente togliendo 2 dB io avrò 20 dB di guadagno. 20 dB di guadagno vuol dire che è 100 volte. Vuol dire che io se trasmetto un watt è come se trasmettessi 100 watt con l'antenna di riferimento. Quindi guadagna molto. Questo vale anche in ricezione.
Quando sentite parlare dell'Oragon che fa 15 km, di per sé non è vero. Sulle frequenze, diciamo sopra sulle VHF, cioè sopra i 50-100 mega, dove c'è visibilità ottica, c'è comunicazione. Quindi se io metto l'antenna adesso sul Monte Grappa e vado qui fuori, ed è, quanto è il Monte Grappa? Sarà 60-70 km, io riesco a comunicare. Al di fuori che non, insomma, con una potenza normale, adesso ci sono dei calcoli, ma però tecnicamente ci si comunica. Se fate conto che i satelliti radioamatoriali che transitano a 400 km d'altezza riesce a comunicare con 1-2 watt, li senti con il portatile, capisci che quando c'è tecnicamente portata ottica c'è anche comunicazione. È logico che se io su un'antenna LoRaWAN messa con la sua antennina piccola gli attacco una direttiva che fa 6 dB, io riesco a guadagnare 4 volte il segnale, sia in trasmissione sia in ricezione. Quindi la comunicazione è molto più probabile. Se lo faccio da tutte e due le parti è ancora meglio. Quindi se io punto due direttive che si vedono, cioè si parlano, cioè sono nella stessa direzione, naturalmente una opposta all'altra, ho il mio guadagno e la distanza aumenta notevolmente, non di poco, ma notevolmente. Per informazione, il segnale trasmesso degrada di 4 volte ogni raddoppio della distanza. Quindi se quando io trasmetto un segnale, questo mi decade se io lo misuro a 100 km, a 200 km è degradato 4 volte rispetto ai 100 km. Questo è importante per chi usa il cellulare, a differenza fra tenerlo qui e tenerlo sul sedile, per chi è convinto. Caratteristica, ci sono varie tipologie dell'antenna. Su un'antenna direttiva la caratteristica principale è il lobo principale, quello rosso, dove c'è il maggior guadagno. Come vedete però c'è un guadagno, in realtà una perdita, anche dalla parte dietro, quindi lui riceve anche dalla parte dietro. E se guardate tutti quei lobi laterali, lui riceve anche da quelle parti. Quindi un'antenna direttiva non è che è punta lì e riceve solo da quella direzione, ma ha dei lobi laterali. Questi qua sono molto cambiano molto a seconda della tipologia d'antenna, cioè nel come viene costruita. Questa è un esempio di un'antenna, quella che vedete anche per i televisori, sulle antenne TV, eccetera, che è la classica Yagi-Yuda, che è i due giapponesi che l'hanno inventata. A seconda delle distanze fra i vari elementi può variare, può guadagnare molto, quindi stringere il lobo frontale, e viceversa avere anche maggiori lobi laterali. E altra viceversa invece, accorciando l'antenna si riduce il guadagno ma si calano anche i lobi laterali. Queste sono comunque cose che vengono calcolate in fase di progetto, a seconda se voglio avere un'antenna che guadagna molto oppure un'antenna che toglie anche i disturbi laterali, perché se io ho dei disturbi laterali voglio un'antenna che abbia dei lobi laterali piccoli. Infatti se guardate su quelle TV, il primo, che è il riflettore, che serve per togliere la roba dietro, tra virgolette, li vedete che sono fatti a cortina, cioè sono fatti molto più, come si può dire, fitti, proprio per eliminare eventuali disturbi da emissioni emissioni di televisioni dietro. Questo permette di avere, come si dice, una vasta scelta di antenne. Ogni elemento che si aggiunge fa aumentare il guadagno dell'antenna, quindi più lunga è l'antenna, più guadagna. Il problema qual è? Un'altra soluzione per non avere 20 metri d'antenna è quella di accoppiarle. Se io prendo questa antenna che guadagna
3 dB, io so che accoppiandone un'altra avrò 3 dB in più. Attenzione che per avere altri 3 dB in più devo accoppiarne altre due, quindi devo averne 4. Per avere altre 3 dB in più devo averne 8. E per avere altri 3 dB, cioè il doppio, devo accoppiarne 16. Quindi la cosa diventa sempre un po' più complicata. Quindi non si sommano i dB dell'antenna, ma si somma 3 dB a ogni raddoppio delle antenne. Per quanto riguarda l'LoRaWAN, quindi antenne di questo tipo, calcolate per il LoRaWAN, che vengono, al posto di usare il suo stilo, ma vengono puntate verso la direzione dei sensori, hanno un maggiore guadagno, quindi si possono superare abbondantemente i 15 km. Faccio l'esempio, se i sensori adesso li mettete sopra la grappa e gli puntate una direttiva, li sentite a 60 km di distanza. E dall'altra parte di solito diventa difficile metterci una direttiva, però è logico che un quarto d'onda, quindi quel calcolo che abbiamo visto prima, diviso 4 o diviso metà, può dare comunque dei risultati migliori che mettere un pezzo di filo a caso. Questo è sostanza. Ah, una cosa da notare è il cavo di collegamento. Cavo di collegamento che c'è fra la radio, ricevitore, trasmettitore che sia, e l'antenna deve essere di qualità, perché quel cavo perde. Sì, e anche i connettori, cioè tutto quello che si frappone fra radio e antenna deve essere di qualità. Quindi quando prima mi dicevi dei microfoni, è venuto in mente perché mi ero dimenticato di segnare i cavi. Cioè il cavo più lungo è, più perde. Poi a seconda del tipo di logia di cavo, ci sono cavi buoni che perdono poco e cavi che fanno schifo e perdono di più. È logico che più corto il cavo e meno influisce la qualità, diciamo, del cavo. I connettori idem, nel senso che ci sono connettori fatti per frequenze elevate che vanno bene anche sulle frequenze basse, connettori fatti per frequenze basse che perdono molto sulle frequenze alte. Come dicevo, è un po' vasto per raggrupparlo in 20-30 minuti. Quindi, per avere, quando oggi si vedeva, era ieri, scusate, il talk, dove avevano dei connettori, quelli gialli che si chiamano SMA, da un punto di vista, se questo qua, al posto di mettere il gateway al piano terra, fare 50 metri di cavo e mettere una direttiva, dove magari i 50 metri di cavo perdono 20 dB e l'antenna guadagna 3 dB o 6 dB, che non ha senso perché comunque la perdita è maggiore, è meglio mettere direttamente sopra, cioè attaccato all'antenna, e tirarsi sul cavo dati che ha meno problemi di perdita di segnale, nel senso che 100 metri di cavo di rete non ha grossi problemi di perdita. E quindi da un punto di vista è meglio avere il gateway sopra con la direttiva o la verticale, l'omnidirezionale se ha bisogno di prendere i dati da molte direzioni. Altra soluzione potrebbe copiare 4 mini direttive, cioè delle direttive piccole che fanno 90 gradi di lobo, e accoppiandone 4 ha un maggiore guadagno, però mantenendo la parte omnidirezionale. Altra cosa a ricordarsi è il fattore, come dicevo all'inizio, della polarizzazione, cioè se l'antenna è messa verticale, anche l'antenna dall'altra parte deve essere messa verticale, altrimenti avete grosse perdite inutili. Se non ci sono, sono domande, sono... C'è una domanda, Ruby. Io più o meno lavoro con la tecnologia, ma non ho mai capito i decibel. A volte dicono che 10 decibel moltiplica per 10, a volte sono 20 decibel che moltiplicano per 10. Quali sono i due casi in cui dobbiamo fare i calcoli diversamente? Per quanto riguarda la potenza è il doppio, sulla tensione è il quadruplo. Quindi si prende, se inteso come potenza, 3 dB è il doppio. Se invece per lavorare sulla tensione
è 4 volte tanto, quindi dipende da quale unità di misura. Siccome se noi parliamo di potenza, in questo caso, come si dice, 3 dB è il doppio, 6 dB è 4 volte. Ci sono altre domande? Ci sono domande da Twitch? Bene, allora grazie mille a Fabio Fuzzetta anche dell'ARI Mestre, l'Associazione Radioamatori di Mestre, per aver condiviso la tua esperienza e conoscenza con noi.